Eccomi carissima, che piacere. Sei pronta? Sì. Non ti darò nessuna indicazione sulla scena, non mi piace parlare. No. Poi tu sei una grotoschiana, giusto? Sì. Polonia, terzo teatro, sì. Corpo. Meraviglioso. Non devo dire niente. Creo l'acqua e tu ci nuoti dentro. Veniamo al personaggio. Tu sei donna. Sì. Nel senso che ti chiami proprio Donna. È una scelta simbolica degli sceneggiatori. Sei una 45enne? Ancora raggiante. Una femme fatale. Malinconica? 15 anni di delusione amorosa ti hanno reso dura fuori e morbida dentro. E tu sentiti morbida dentro. Sempre sensuale però, eh? Sei la fidanzata del liceo del nostro protagonista. Hai due pose nel film, ma sono fondamentali. Una scena la giriamo oggi. Lo incontri per caso, capisci di amarlo ancora. Domani invece giriamo il ritrovamento del tuo cadavere. Lo vedi per strada, per sbaglio, per destino. Chi se ne frega, tu sei fatalista, io no. Vuoi stare con lui, ma anche scappare. Ecco, in questo sei linearmente contorta. Lo chiami, urli il suo nome. Jason. Jason. Piangi e ridi Jason. Nello stesso momento. Fammi sentire la sua voce. Chiamalo. Jason. 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 Sii te stessa, Jason. Però, eh. Jason. 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 Non lasciarla, non lasciarla, sei diventata lei. Jason. Possiamo per favore accendere Jason. Le telecamere Jason. E portarci a casa Jason. Questa scena? Scusa. Puoi rifarla un po' più asciutta? Jason?